Perfetto. Buonasera a tutti. Siamo Buonasera a tutti. arrivati finalmente alla premiazione, alla diretta della premiazione del concorso letterario che abbiamo, come dire, creato durante questo periodo di quarantena. Intanto mi presento, io sono Valerio Deida, sono responsabile della gestione per Museo Civico e Archivio Storico del Comune di Sydney. E invece a fianco a me, solo virtualmente, Isabella Zeni, che è invece la curatrice, direttrice del Museo Civico e dell'Archivio. Cosa facciamo oggi? Oggi appunto siamo arrivati alla conclusione formale di questo concorso letterario che ha visto la partecipazione di tante persone, non solo appunto sarde, ma da tutta Italia, giovani, meno giovani, adulti, insomma. E oggi premieremo appunto i contributi che la giuria ha scelto, i contributi migliori appunto che la giuria ha valutato come migliori. Abbiamo una, come dire, una news rispetto a quanto avevamo scritto nel bando di concorso. Avevamo pensato di premiare solamente un contributo per categoria, però insieme ai giurati anche, e visto che non per tutte le categorie avevamo, diciamo, dei partecipanti, quindi le categorie erano tre, solamente due delle categorie sono state coinvolte, abbiamo deciso appunto di dirottare il premio per la categoria A, suddiviso poi nella categoria B e C, però questo poi lo vedremo più avanti. Direi che passo la parola a Isabella. Allora, già ha raccontato un po' che cosa faremo, di che cosa vi parleremo oggi in questa diretta. Cercheremo di essere il più informali possibile e il più anche divertenti, mettiamola così, insomma. Cerchiamo di non essere né troppo lunghi, ma cercando di passare, insomma, quest'oretta insieme. In questa serata parleremo con i giurati Alessandro Molteni, Roberto Deiana, Giacomo Caspi, ma anche con l'assessore alla cultura e all'istruzione di Sinai Marta Sarico e con l'archivista Nicola Medda, che ringrazio tutti già in anticipo. Aggiungo a questo elenco anche la regia che non vedrete e non sentirete di Aurora Zeni, ma che è qua presente virtualmente, e che appunto ci dà la possibilità di essere qua e di parlare con voi e stare insieme. Vedremo poi se riusciremo a parlare anche con i vincitori, i quali non sanno ancora di aver vinto, sanno di essere finalisti, ma non sanno che cosa hanno vinto. E quindi, insomma, ci farà piacere poi svelarlo durante questa serata insieme. Detto questo, passerei subito la parola a Marta Sarigu, vi ho già detto che è l'assessore alla cultura e all'istruzione del Comune di Sinai. Prego, Marta. Grazie Isabella, buonasera a tutti. Vorrei condividere con voi una frase a me molto cara di Papa Giovanni che dice: non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e con i tuoi sogni. Io credo che ciò che voi avete ideato nel difficile momento, nel difficile periodo dell'isolamento, incarna proprio questo spirito, cioè l'iniziativa ideata dal museo e dall'archivio storico di Sina e dai suoi giovani, diciamo molto energici operatori, appunto incarna questo spirito, nel senso che l'iniziativa ha avuto un triplice effetto, secondo me. In primo luogo ha proprio donato a ragazzi, adulti, la possibilità in un momento difficile per tutti di concentrarsi sul bello, su un'attività che amano ed esprimere quella che è la loro creatività. Allo stesso tempo l'iniziativa ha promosso e valorizzato il patrimonio documentario e culturale di Sinai e credo che abbia anche molto efficacemente promosso il museo e l'archivio storico, ma anche la nostra cittadina, perché come ha detto Isabella, insomma, la partecipazione è stata molto. C'è stata una grande partecipazione, soprattutto da parte di ragazzi residenti fuori dalla Sardegna. Dunque, per questi risultati, secondo me, a mio parere eccezionali, io a nome dell'amministrazione comunale di Sinai ringrazio Alessandro, Nicola, Valerio e Isabella, appunto operatori del museo e dell'archivio storico. Ringrazio la giuria e ringrazio anche
tutti i partecipanti, ai quali i vincitori ai quali vanno, diciamo, i più sentiti complimenti da parte dell'amministrazione comunale. Grazie ancora a tutti. Grazie Marta. Grazie mille. Ok, Isa. Sì, a me di nuovo la parola. Allora, vi hanno già un po' anticipato sia Valerio sia Marta l'idea che era appunto quella del concorso. In verità il concorso noi l'avevamo previsto, ma non per marzo, che è stato poi il mese in cui lo abbiamo lanciato. Una delle proposte appunto che i due archivisti, il responsabile dell'archivio Alessandro Molteni e l'archivista Nicola Medda avevano scritto e ci avevano proposto era appunto creare un concorso per valorizzare quelli che sono i nostri documenti, documenti che si trovano nell'archivio storico di Sinnali. E l'idea era appunto quella di scegliere dei documenti più o meno interessanti, insomma, in base ai contenuti, ma anche alla diversità del racconto che appunto si può celare dietro un documento stesso, e quello poi di dare lungo tempo in modo tale da poter partecipare sia con contributi scritti, sia anche con dei contributi grafici, quindi delle storie a fumetti, e avendo però tutta la possibilità di costruirlo e di lanciarlo e appunto poi di partecipare attivamente, quindi il tempo per scrivere. Vista però la situazione in cui poi tutti noi ci siamo ritrovati, si è pensato di accorciare notevolmente i tempi e di lavorare ad un concorso che avesse lo scopo principale, fosse quello di passare il tempo in maniera, più, divertente e che in qualche modo ci desse la possibilità di uscire da quella che è la quotidianità che in questo periodo magari ci sta un po' più stretta, e quindi avere qualcos'altro da fare in casa. E quindi abbiamo deciso di lanciarlo e lo abbiamo scritto, in realtà lo hanno scritto gli archivisti, a questo onore e merito, no, chiaramente per il lavoro che hanno fatto, e con la speranza che qualcuno partecipasse. In realtà poi abbiamo visto che i risultati sono stati più che eccellenti. Innanzitutto, come è stato detto, non hanno partecipato solo persone di Sinnai o della Sardegna, ma la maggior parte dei partecipanti si trovano ai due estremi dell'Italia, e quindi Milano al primo posto e la Sicilia al secondo posto, e poi arriva la Sardegna al terzo, con altri partecipanti sparsi poi in tutto lo stivale. E la cosa è veramente molto soddisfacente per noi, soprattutto perché innanzitutto la gestione è molto giovane, abbiamo iniziato da pochissimo a febbraio, proprio appunto in concomitanza con il coronavirus, siamo arrivati contemporaneamente a quanto pare, e poi appunto in pochi conoscono il Museo Civico di Siena e soprattutto fuori dalla Sardegna, ed è per questo che siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto. E ripeto, in realtà poi la cosa più importante e fondamentale è che abbia in qualche modo avuto un suo sviluppo e che effettivamente sia stato d'aiuto partecipare a questo concorso per le persone in questo periodo. E come è stato detto da Valerio, erano tre le categorie previste. La categoria A per le scuole elementari. Ci dispiace dire che nessuno ha partecipato per questa categoria. Categoria B aperta agli studenti delle scuole secondarie e la categoria C invece adulti. Vedendo che per la categoria A non ha partecipato nessuno, si è deciso insieme con i giurati di dividere, quindi suddividere quello che era il premio per la categoria A come secondi premi per la categoria B e C. E quindi premieremo non solo i primi premi delle categorie B e C, come era stato inizialmente deciso, ma anche i secondi delle categorie appunto B e C. L'idea poi era anche quella di creare un archivio attivo e quindi dare la possibilità alle persone, ai cittadini, non solo di Sinai, come si è visto, di scoprire quello che è il nostro patrimonio che si cela all'interno dell'archivio.
stessi e renderlo il più vicino possibile alle persone. Però di questo ce ne parlerà meglio Nicola Medda, al quale appunto passo la parola, archivista del Museo Civico, scusate, dell'Archivio Storico di Sydney. Prego. Buonasera a tutti, vi parlerò molto brevemente dell'archivio, di ciò che si conserva nell'istituto, delle risorse che offre in termini di documentazione e di ricerca. L'archivio storico del Comune di Sydney, come tutti gli archivi comunali, conserva la documentazione prodotta o acquisita dal Comune e da altri soggetti prossimi nel corso dell'espletamento delle proprie attività, quindi anche gli enti assistenziali oppure la compagnia Barracellare. Quindi è una risorsa di grande utilità per la ricostruzione storica della vita locale. Nel caso specifico di Sydney, il nucleo più antico è costituito dagli atti settecenteschi dei consigli comunitativi e dei censimenti fiscali del Real Donativo. Quindi si tratta di atti che testimoniano uno spaccato della vita sinnaese in un momento di grande delicatezza della vita del Regno di Sardegna, sostanzialmente la fase in cui il potere regio tentava di limitare il potere feudale, serie di riscontri istituzionali e, per nostra fortuna, anche documentari, e sono anche conservati a Sydney, e questa è sicuramente una risorsa e un elemento di pregio per l'archivio. La documentazione attraversa poi l'Ottocento e arriva fino ai decenni centrali del XX secolo, quindi decenni che coinvolgono gli anni immediatamente precedenti la Seconda Guerra Mondiale e poi il dopoguerra, ovvero proprio la fase da cui sono estratti i documenti che hanno costituito la traccia del nostro concorso e che quindi abbiamo voluto selezionare sulla base appunto di spunti curiosi che potessero interessare e dare poi luogo a degli sviluppi narrativi o grafici come erano le intenzioni del concorso. Noi ci auguriamo, per l'appunto, come anticipava Isabella, che l'archivio possa essere un luogo vivo e aperto per tutta la comunità, non solo di Sydney, ma anche per chi si è interessato alla ricerca della storia locale, che venga da altre zone della Sardegna o perché no d'Italia, così come c'è stato un ottimo riscontro extra-regionale per il concorso. Noi ci auguriamo che questa risorsa possa essere valorizzata e apprezzata anche da ricercatori provenienti da qualsiasi parte. Il nostro compito naturalmente è quello di assistere e favorire tanto la divulgazione quanto la ricerca nelle nostre vesti professionali. Quindi sono a disposizione, poi se ci sono delle ulteriori richieste, non so, da parte di chi ci ascolta. Grazie Nicola, sei stato preciso come sempre. Niente, per ora va bene così. Quindi ti possiamo congedare, ti puoi rilassare e goderti la diretta. Ora, io prima non l'ho detto perché, devo essere sincero, sono chiaramente un po' emozionato anch'io, anche se non è la prima diretta che faccio, insomma, sono abbastanza, non sono uno youtuber o un influencer professionista, ma diciamo che sono emozionato per un semplice motivo, perché come MUA, quindi come Museo e Archivio di Sydney, è in effetti, diciamo, la nostra prima uscita ufficiale. Con la situazione mondiale che è venuta a crearsi, non abbiamo avuto la possibilità di fare un'inaugurazione ufficiale, quindi di presentare al nostro pubblico lo spazio che stiamo ancora creando, perché abbiamo avuto chiaramente dei rallentamenti un po' come tutti, che però ci auguriamo, ecco, di aprire e di presentare quanto prima. E quindi, ecco, questa per noi è un po' un'inaugurazione ufficiale. Ci presentiamo con l'archivio, archivio storico, che è collocato nella piazza Municipio a Sydney, quindi in quello che fu il vecchio municipio e che ancora prima fu la casa, il palazzo, dove Benvenuto Doll appunto risiedette per lunghi anni. E ci piace appunto raccontare questa storia, che per noi è iniziata già alla fine del 2019, quando abbiamo fatto un piccolo trekking urbano a Sydney, proprio per restituire valore, per dare una forma e per, come dire, raccontare anche dei contenuti che molto spesso dai più sono, come dire, messi in secondo piano o semplicemente non conosciuti, perché non tutti appunto abbiamo magari accesso a determinate informazioni. E quindi oggi la prendiamo appunto come un'inaugurazione ufficiale. Ora la smetto di parlare, perché sennò poi Isabella comparirà a fianco a me dicendo di tagliare
corto, perché sennò parlo troppo. Vado subito a dire quali sono i giurati che si sono occupati di dare giudizio, appunto, ai contributi che sono arrivati. Sono tre. Il primo è Alessandro Molteni, che è il responsabile dell'archivio storico. Eccolo qua, è comparso magicamente. Lui è appunto responsabile dell'archivio storico, è un archivista di, posso dire, di, con una lunga esperienza alle spalle? Sì, sì, sì. Benissimo. Benissimo. Ok, perfetto. No, perché insomma, significa che sei un archivista che di documenti, insomma, te ne sono passati sotto mano. Secondo giurato, Roberto Deiana, che è artista, cantante, è un esperto di canto popolare, possiamo definirlo così, sì? Canto sociale, sì, diciamo. Buonasera a tutti. Protesta, benissimo. E poi il terzo, invece, giurato, che è Giacomo Casti. E anche lui, devo dire, con le lettere in generale, ha avuto e ha fortunatamente ogni giorno a che fare. Uno che lo vediamo, io personalmente lo conosco da diverso tempo, e quando penso appunto alla letteratura, al teatro, quindi a tutto ciò che riguarda le arti letterarie in generale, mi viene in mente Giacomo. Ciao Giacomo, ecco qua. Ciao, buonasera, troppo buono, buonasera a tutti, grazie. Ok, quindi ho presentato in modo abbastanza sintetico i giurati, perché sennò se vado a leggere il curriculum la finiamo tra la fase 7, che spero non ci sarà, ma questa lo lasciamo perdere. Quindi direi, se Isabella mi dà l'ok con un cenno, vediamo se compare Isabella. Non compare. Eccola qua. Cosa faccio? Ok. Direi che è arrivato il momento di dire, di nominare quali sono i vincitori delle categorie. Sì. Benissimo. C'è un piccolo problema tecnico, nel senso che io non ho i titoli degli elaborati, ma ho solo i nomi. Non credo che sia un problema. Compaiono. Ok, la regia mi dice che compariranno. Benissimo, quindi partiamo con i secondi classificati. Cerco di scandire bene le parole così. Allora, secondo classificato per la categoria B, Christian Negri, con il contributo dal titolo Assassini non si diventa. Secondo classificato per la categoria C, Irene Speziale, con un contributo dal titolo Lasciatemi raccontare. È comparso, quindi. Primi classificati. Facciamo un po' di suspense. No, la regia non ci manda la musica. No. La batteria. Facciamo finta. Primo classificato per la categoria B, Alessia Doronzo, con il contributo Inchiostro. Fantasia, sì. Giusto, no? Inchiostro. Fantasia di Inchiostro. Fantasia di Inchiostro, perdonatemi. Primo classificato invece per la categoria C, Alessia Apuleio, Melissa, scusatemi, vabbè, stiamo facendo il bello della diretta, no? Dovevo dirlo. Melissa Apuleio. Melissa Apuleio con l'inchiostro magico. Ok, ora cosa facciamo? Intanto direi che se i giurati ne hanno piacere, farei leggere un breve estratto dei contributi che hanno giudicato, e se vogliono darci anche una loro, come dire, una loro impressione, una piccola breve riflessione anche sul concorso, e insomma, se vogliono dirci qualcosa in merito a questo concorso qua, io passerei la parola in primis a Alessandro. Grazie. Non era la prima volta che organizzavo un concorso del genere dal punto di vista dell'archivista. È la prima volta che sto dall'altra parte come giurato. È stato piacevole vedere tutta questa partecipazione, vedere leggere racconti che arrivavano da ogni parte d'Italia. È stata una bella esperienza per me, sicuramente.
Ok, stavo parlando senza microfono. Ok, vuoi leggerci un breve estratto di uno dei contributi? Sì, leggerei il primo classificato Fantasia d'inchiostro. Perfetto. Allora, spero che si senta bene perché la connessione non è granché qui. Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Grazie. Allora, procedo. Era una mattina d'autunno ventosa e il piccolo Giuseppe si stava dirigendo verso la scuola elementare del paesello. Era uno scricciolo di bambino, basso, con un paio di occhiali sbilenchi sul naso. A vederlo sembrava che un soffio di vento appena più forte lo avrebbe portato via. Si sarebbe librato nel cielo, leggero, osservando le buffe facce delle persone che lo avessero visto. Li immaginava guardarsi l'un l'altro strabuzzando gli occhi. «Guardate, Giuseppe vola via!» E lui sorridente li avrebbe salutati. Il cielo sapeva quanto avrebbe voluto volare via davvero. Sarebbe andato in Africa a salvare il suo papà. Nelle sue fantasie di bambino piombava dall'alto sui nemici sbaragliandoli e portando il genitore al sicuro. «Giuseppe, qua sei!» Il bambino trattenne per un ultimo secondo l'immagine del padre e sorrise in direzione dell'amico di sempre. Quello gli sventolò davanti soddisfatto la sua nuova boccetta d'inchiostro. «Guarda qua, me l'ha comprata nuova mamma, farò un figurone in classe!» Arrivarono di corsa poco prima del suono della campanella. E poi non so quanto possa andare avanti, io leggerei anche tutto. Bellissimo, no, davvero bello. Li leggerei tutti perché sono tutti comunque interessanti dal mio punto di vista. Davvero, hanno davvero tutti, bello. Quelli legati all'inchiostro hanno tutti il leitmotiv della rottura della boccetta d'inchiostro. Però hanno tutti una storia che si svolge diversamente l'una dall'altra. Posso dire una cosa che abbiamo dimenticato prima di procedere con le letture magari degli altri giurati? Come abbiamo detto, i contributi si dovevano basare su tre documenti che sono conservati nell'archivio storico di Sydney, che sono stati scelti dai nostri due archivisti, appunto da Alessandro e Nicola. Uno di questi documenti parlava appunto dell'inchiostro, noi l'abbiamo rinominato inchiostro ed è divertentissimo, è veramente molto bello da leggere, cioè divertente ovviamente contestualizzato adesso, e si parla appunto dello shock da parte del prefetto nel momento in cui sa che a Sydney i bambini delle scuole si devono portare da casa l'inchiostro perché la scuola non glielo fornisce. E quindi il prefetto fa questa lettera denunciando questa situazione e appunto esplicitando che non devono essere le famiglie e quindi i bambini a portare l'inchiostro da casa, ma deve essere un materiale messo a disposizione dalla scuola stessa. E questo era uno dei tre documenti ed è stato tra l'altro il più quotato, è stato scelto dal 70%, l'80% dei partecipanti. Gli altri due, che erano ugualmente molto interessanti, parlavano uno di una lavagna, questa fantomatica lavagna che la prima volta era stata destinata e consegnata alla scuola di San Gregorio, che è una piccola frazione appunto del comune di Sydney, per chi non lo conoscesse, e che però arriva rotta. Quindi viene mandata indietro, viene richiesta una nuova lavagna, ma questa nuova lavagna rimane in giacenza alla stazione della Lettorina di Settimo San Pietro, che è il paese vicino a Sydney. E appunto anche questo era molto interessante. L'ultimo, che è quello che personalmente a me è piaciuto di più, riguarda invece l'asinello del comune, un asinello che era utilizzato per la raccolta della spazzatura porta a porta, quindi già si faceva, che però non veniva retribuito, nel senso che gli alimenti per questo asinello non venivano pagati dal comune a chi si prendeva cura dell'asinello stesso. E in questa nota appunto si fa riferimento al fatto che si debbano pagare gli arretrati
per il mantenimento dell'asinello, quindi gli alimenti, sostanzialmente gli alimenti di un tempo al nostro asinello, e questo secondo me era proprio il più divertente. Ed è bellissimo, come ha detto Alessandro, vedere che da un unico documento che racconta una brevissima storia, un contesto, diciamo, poi in realtà siano venute fuori tutta una serie di storie e di racconti che sono bellissimi e che hanno magari qualcosa in comune, però sono completamente diversi l'uno dall'altro, ed è questo il bello, no, poi della scrittura. Vi ho tediato anche troppo, ripasso la parola a Valerio per ripassare la parola poi ai giurati. Sì, eccomi qua. Io direi che prima di passare la parola ai giurati leggo il contributo relativo al secondo premio della categoria B, che era quello di Cristian Negri. Il titolo del contributo era Assassini non si diventa. Vi leggo proprio una piccola parte, se la voce mi assiste, ovviamente. Era un'altra alba, un'alba diversa. L'atmosfera rosata era carica di tensione. La calura incalzava già e regnava il silenzio. La campagna offriva un paesaggio spettrale, così come la via deserta, stretta tra due file di abitazioni in rovina, che si addentrava decisa nella città. Avrebbe portato il carretto che la attraversava dritto fino al mercato. Insomma, anche questo un bellissimo contributo, giustamente appunto si è aggiudicato il secondo premio. Ora, passerei la palla invece a Roberto Degliana, che vedrò eccolo qua. Roberto, anche tu, se vuoi darci una tua riflessione sul concorso in generale, e poi se vuoi leggerci appunto una parte del contributo che hai scelto. Sì. Allora, io intanto rinnovo il buonasera a tutti. Vorrei per prima cosa soffermarmi su un particolare che mi ha colpito molto. Gli elaborati, partendo da un dal tema, dei tre temi indicati dal bando, spesso comunque hanno condiviso dei valori importanti che si sono sviluppati all'interno proprio degli elaborati. E questa cosa mi ha colpito molto perché evidentemente certi valori di libertà, di democrazia sono sentiti, ci accomunano, ci affratellano, e il fatto che comunque da una regione come può essere, che so, la Lombardia, adesso vado a caso perché noi leggevamo i titoli e gli elaborati senza sapere chi fossero gli autori, quindi il fatto che comunque, che so, ripeto, ipotizzo, dalla Lombardia come dalla Sicilia ci fosse questa condivisione di valori, ripeto, importanti per il nostro paese, è una cosa bella che mi ha colpito molto. Detto questo, scusami Roberto se ti interrompo, evidentemente era proprio un sentimento che in un determinato momento storico, sì, appunto, stava di nuovo emergendo un po' in tutta Italia, diciamo. Sì, esatto, anche perché comunque parliamo di cose avvenute a ridosso di fine anni 30, mi pare sì, secondo me tre degli anni 30, forse quasi tutti e tre, no, l'ultimo dell'asinello era successivo. A proposito dell'asinello, una cosa che forse ancora non è stata detta, è stato interessante che un contributo è arrivato in forma di fumetto, che è stato molto, molto carina come forma, quindi io la sottolineerei questa sì, cosa qua. Ci hai anticipato perché lo manderemo, lo faremo vedere anche. Ah, ecco, che okay, bene, bene. Il contributo non l'asinello, Sì, sì. Non so. Sì, sì. Poi comunque ho visto delle cose che passavano dall'ironia alla poesia, c'era proprio molta dolcezza anche nella scrittura, in alcuni elaborati, anche tra quelli che non hanno vinto. Io ad esempio uno o due li vorrei citare, uno è Inchiostro, che secondo me è stato molto, molto bello, e l'altro Una macchiolina sul muro, che è veramente secondo me di grande impatto emotivo e di grande valore. Poi ci sarà modo di leggere questi elaborati più avanti, credo, e quindi insomma, avrete modo di vederlo insieme a me.
Allora, io leggerei invece un pezzettino da Lasciatemi raccontare, che si è classificato secondo nella categoria C, forse, non ricordo. Sì, Sì, C. esatto. Ok. Per secoli ho rivestito una grande importanza, che fossi a base di nero fumo o con mallo di noce, qualunque fosse la mia composizione, pensate che quasi tutto quello che potete leggere del passato è stato impresso su carta, pergamena o altri supporti grazie a me. Ho abitato nei calamai più belli che si possano immaginare, in vetro, pietra, porcellana, argento e ancora altri materiali, ed è stato lì che ho accolto penne e pennini. Anche i più grandi scrittori hanno intinto i loro strumenti nell'inchiostro, che poi sono io. Ed è solo così che hanno potuto trasformare in lettere i loro pensieri per farli giungere fino a voi. Carino. Bellissimo. Bellissimo, grazie Roberto. Prego. Allora, abbiamo, non l'abbiamo, sì, forse l'abbiamo già detto, in realtà c'è anche scritto, questo è il vincitore del secondo premio della categoria C, dal titolo appunto Lasciatemi raccontare, di Irene Speziale, che dovremmo avere tra noi. Sì. Corretto, eccola qua. Ciao Irene, è un piacere Ciao, conoscerti. piacere mio, grazie. Figurati, mi faceva piacere parlare anche con voi che siete stati premiati. Innanzitutto, congratulazioni perché è veramente molto bello. Poi io li ho letti tutti, sono molto contenta di non essere stata nella giuria perché non avrei saputo scegliere, perché veramente mi sono sembrati tutti molto interessanti. Vorremmo sapere da te se ti è piaciuto partecipare al concorso, qualsiasi cosa tu voglia dirci, l'importante è che sia positiva, poi quello che No, vuoi. Ovviamente per un. sì, mi è piaciuto molto perché è molto originale il fatto che abbiate pubblicato questi documenti con diciamo del vostro archivio, quindi in qualche modo siamo entrati nella storia di un piccolo paese che però è anche la storia un po' di tutti i paesi, se vogliamo, no? Perché ognuno di noi conserva la memoria dell'archivio, insomma. E io, per esempio, ho avuto anche un nonno che collezionava cartoline, quindi ho sentito un po' la cosa più anche a livello personale. E mi è piaciuto poter, diciamo, trasformare quello che ho letto nel vostro documento in questa storia, vabbè, immaginandola dal punto di vista dell'inchiostro, appunto. E l'ho trovato uno stimolo molto interessante perché di solito si dà un tema. Ma non, voi avete fornito proprio la memoria, insomma, su cui basare il nostro racconto, poi anche di fantasia. Quindi mi ha stimolato, insomma, per me è stato bello. Sono contenta di aver partecipato e non mi aspettavo neanche di trovarmi qui adesso in diretta, sinceramente. Questo è il bello anche di questa situazione, perché poi alla fine in qualche modo ci costringe a essere un po' più tecnologici, però ci avvicina di più anche a voi, perché presumo, adesso se non ricordo male, tu sei siciliana, adesso non ricordo No, esattamente. io sono di Abruzzese. Ah, scusami, scusami, sì, non mi ricordo Vabbè, esattamente tutti, perdonatemi. non c'è problema. Giustamente per la premiazione non saresti mai potuta venire chiaramente dal vivo, e quindi comunque è bello perché ci avvicina, ecco. E questo Sì, insomma sì, ci sì. fa piacere anche avere la possibilità di congratularci con te, insomma, così. E ci fa piacere che tu abbia partecipato, Per caso, perché seguivo su Facebook, ma l'email non l'avevo vista col link. Quindi, last minute. Però, bellissimo, meno sì. male, sono contenta. Essere finalista, bellissimo, sarà meglio. Sì, Bellissimo. grazie. Niente. Grazie. Allora, poi ti manderemo tanti. Grazie anche di averlo letto, perché mi è piaciuto un sacco ascoltarlo in quel modo, letto dagli altri. Sì. Allora mi Grazie. ringrazio per averlo Sì, letto. grazie. Va bene, allora poi con te ci risentiremo poi ovviamente offline e ti faremo poi sapere, ti daremo tutti i dettagli poi per il premio. Va bene? Grazie, io continuo a seguirvi. Grazie. Ciao Irene. Ciao, buona serata. Allora, adesso parliamo, scusate, ma passiamo con l'ultimo giurato che è Giacomo.
Stessa domanda, quindi Giacomo, se vuoi farci una riflessione, insomma, qualche tuo giudizio extra giudizio, e poi se vuoi leggerci qualcosa, ecco, che ti ha colpito di più, oltre al contributo che ti spetta. Beh, due considerazioni che sono anche due apprezzamenti. Uno a voi, ai curatori, al MUA, al Museo e all'Archivio di Sinai, perché ho trovato molto, molto intelligente e molto interessante questa opportunità di mettere in gioco dei frammenti di memoria, dei frammenti d'archivio, metterli a disposizione della creatività di chiunque si volesse cimentare con la prova. Devo dire che in passato mi è capitato di far parte di altri premi, sia nel ruolo, come in questo caso, del giudice, si parla all'ICET, sia anche come organizzatore. E devo dire che ho trovato davvero molto originale questo metodo, che per quanto mi riguarda era nuovo. Il metodo, cioè, di coniugare assieme, torno a dire, dei materiali veri con la creatività degli scrittori. Questa è la prima considerazione. L'altra è quella che ho trovato la qualità media dei racconti molto molto alta, e ovviamente da giurato mi ha fatto piacere. È una cosa che mi piacerebbe rimarcare, e mi ha colpito. Ho trovato particolarmente originali i racconti dei ragazzi e delle ragazze, degli studenti, insomma, delle scuole secondarie. E questo per me è stato un po' una sorpresa, perché pensavo che invece avrei trovato ancora migliori quelli degli adulti e degli universitari. È un ragionamento un po' all'ingrosso, però devo dire che mi ha colpito la freschezza di questa nuova generazione di scrittori. Insomma, mi fa anche ben sperare sulle sorti delle patrie lettere, come si suol dire. Beh, se siete d'accordo, io leggerei adesso un brano, l'Incipit, del primo premio della categoria C, il racconto che si intitola L'inchiostro magico. Vado? Vai, 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 siamo qui. Quando Grazia Maria Piras aveva 10 anni, nella sua scuola si verificò un evento alquanto insolito, che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Era il 1938 e Grazia frequentava la scuola elementare di Sinai. Figlia di un agricoltore e di una casalinga, Grazia era una bambina sveglia e vivace. Come tutti i bambini della sua età, amava giocare all'aria aperta, ma allo stesso tempo le piaceva andare a scuola e soprattutto amava imparare, spinta dalla sua grande curiosità. Svolgeva sempre tutti i compiti con estrema velocità e senza difficoltà. Tutti, ad eccezione dei temi di italiano. Per qualche strana ragione, Grazia, che aveva sempre tante idee in testa, non riusciva mai a tradurle in un tema che fosse anche solo lontanamente interessante. E questo la rattristava molto. Ma torniamo all'evento che cambiò le cose. La scuola era iniziata da poco e già si erano manifestate le prime difficoltà. Così, un giorno, la maestra della classe di Grazia fu costretta ad annunciare: «La scuola non ha più inchiostro. Da domani dovrete portarvelo voi da casa». I bambini assentirono, ma poco gli importava in realtà di quel bizzarro avvenimento. «E non dimenticate che domani ci sarà il tema di italiano». Al solo sentire quella frase, Grazia sentì un brivido correre lungo la schiena. Di nuovo, insomma. Quella notizia l'aveva messa proprio di cattivo umore. E terminate le lezioni andò dritta a casa, invece di giocare un po' con le sue amichette, come era solita fare. E direi di fermarci qui. Bellissimo, grazie. Io vorrei, mi permetto di ringraziarti a nome, diciamo, di tutto il MUA, quindi di tutto il team, per il ringraziamento, per la considerazione che hai fatto, perché appunto l'idea di questo concorso, diciamo che è un po' alla base anche dell'idea che abbiamo della gestione del museo e dell'archivio storico, cioè uno spazio di tutti. Quindi la prima cosa da fare è quella di come dire, aprire questa scatoletta di tonno, scusatemi il paragone, ma di solito gli archivi storici sono un po' così, cioè delle scatole chiuse, quindi noi stiamo cercando, parlo al plurale perché mi faccio portavoce appunto del team, stiamo cercando di sovvertire un pochino quello che è sempre stato l'archivio storico, parlo di quello di Sinai ovviamente, cioè un luogo chiuso dove solo gli interessati, solo gli studiosi,
i portatori di interesse più specialisti arrivano per fare delle ricerche. Invece il nostro obiettivo è proprio quello di valorizzarlo portandolo fuori dall'archivio e sperando che quando sarà possibile appunto si riesca a far arrivare poi tutte le persone all'interno dell'archivio in modo tale da poi far conoscere direttamente anche le storie che sono appunto custodite all'interno dell'archivio, perché fondamentalmente nell'archivio ci sono proprio storie, sono le storie dei nostri antenati, sono le storie che riguardano la vita sociale, tutto ciò che appunto ci riguarda direttamente, quindi questo è proprio uno degli aspetti fondamentali. E poi c'è tutto ciò che riguarda il museo, ma quello lo faremo in un altro momento. Quindi grazie mille Giacomo anche per la tua considerazione. Ora, io passo la palla a Isa, non so se voglia dire qualcosa anche lei. Sì, allora, prima di dire quello che era in programma, apro una piccola parentesi, perché vedo Alessia Doronzo, che appunto è il primo premio della categoria B. Ho visto che ha commentato sulla diretta Facebook, le chiedo se vuole, ci farebbe piacere parlare con lei in diretta, però Alessia devi guardare l'email e cliccare sul link che ti abbiamo inviato, questo è l'unico modo per poter accedere alla diretta. Ci tengo particolarmente che insomma anche lei possa dire la sua e quindi insomma anche ringraziarla poi personalmente e quindi insomma giusto dalle questa indicazione, perché magari non ha visto il link. Detto questo, io mi riallaccio prima a quello che ha detto Valerio adesso, che è appunto aprire l'archivio. L'idea poi di questo concorso, che come abbiamo detto è stato organizzato in un momento che chiamiamo lockdown, quindi di chiusura di tutti a casa, ma soprattutto di luoghi della cultura come i nostri, quindi il museo e l'archivio, che chiaramente in qualche modo hanno allontanato fisicamente le persone. Questo però non vuol dire che le persone non possano essere vicine ai luoghi di cultura, o meglio il contrario, che i luoghi di cultura non possono avvicinarsi e quindi entrare nelle case delle persone. E secondo me un po' questo concorso ha dimostrato che con buona volontà e con in qualche modo anche una riorganizzazione di quella che è la gestione e la direzione dei luoghi di cultura, appunto, in senso ampio, in questo caso nell'archivio, in realtà si può fare. E si può anche raggiungere un pubblico molto più ampio e che anche in gestioni normali, in situazioni normali, comunque non avrebbe la possibilità di avvicinarsi al museo e all'archivio. Perché? Perché magari vive in un'altra regione. E quindi può essere un modo, qua lancio un po' diciamo l'esca, potrebbe essere un modo questo di riconsiderare gli archivi e riconsiderare in generale i luoghi di cultura e la comunicazione che noi possiamo avere con il pubblico. Vedo che forse Alessia Doronzo è riuscita a collegarsi. Sì, confermo, ci sta provando, vediamo. Ok. Allora, mentre lei ci prova... Rispondiamo a un commento, che è quello di Ilenia Azzori. Facciamo finta di non conoscerla, ma in realtà la conosciamo benissimo. Ci chiede Ilenia se i contributi si potranno leggere anche online. Allora, abbiamo ipotizzato, diciamo, un ebook, in modo tale da favorire appunto poi la divulgazione. È una cosa che chiaramente faremo... a brevissimo, ne parleremo prima di tutto con i partecipanti in maniera tale che siano anche, come dire, favorevoli poi alla diffusione dei loro contributi, e quindi a brevissimo sarà possibile anche leggere tutti i contributi, quindi non solo i contributi di chi è stato premiato, ma anche i contributi degli altri partecipanti. Sì, questa infatti era una delle sorprese da svelare durante la diretta a tutti i partecipanti, perché appunto abbiamo pensato che fosse interessante premiare poi tutti, perché come è stato detto dai giurati, in qualche modo tutti i contributi che ci sono arrivati sono belli da leggere, sono interessanti, poi chiaramente qualcuno è più vicino alle nostre corde, altri meno, però insomma ci fa piacere dare la possibilità di leggere poi tutto quello che i contributi appunto che ci sono arrivati, e quindi creeremo questo ebook. Quando lo lanceremo lo saprete seguendoci, quindi seguiteci e ve lo diremo.
non ve lo possiamo dire adesso perché non lo sappiamo, ma diciamo breve, a breve. Sì. Non è ancora riuscita a connettersi Alessia, però direi di passare, sì. Sì, mentre aspettiamo Alessia vi faccio vedere il contributo di Francesco Marongiu, l'unico di Sinnai che ha partecipato e l'unico anche ad aver partecipato con un contributo grafico. Come è stato detto, si poteva partecipare anche attraverso appunto dei contributi grafici, quindi dei fumetti, e adesso, se la tecnologia mi assiste, vi mostro il contributo, che in realtà non mi fa vedere molto bene. Vediamo se riusciamo a vederlo. Chiedo alla giuria di dirmi se... Vediamo un po', proviamo a fare così. Sì, datemi un momento e lo vediamo subito. Eccolo qua. Si vede? Ok. Come vi ho detto, appunto, di Francesco Marongiu, a me è piaciuto moltissimo, è veramente bellissimo. E tra l'altro è uno dei primi che c'è arrivato, è meraviglioso. E anche questo chiaramente farà parte dell'ebook, sarà probabilmente uno spunto per la copertina. Dovrei essere tornata io? Sì, sì, ci sei sempre solo tu. Non, probabilmente deve avere qualche problema perché... compare e scompare nella linea dei connessi, quindi... Va bene, noi la aspettiamo. Nel frattempo passiamo di nuovo la parola ai nostri giurati, sì, che se hanno piacere ci possono leggere un pezzo di altri contributi che per loro insomma, sono stati particolarmente interessanti. Vedo Roberto Degliana, quindi partiamo da lui. Allora, in realtà mi cogliete non pronto a questo punto di vista. Però anziché leggerlo, perché mi sarebbe complicato, non emergerebbe la poesia. Io vorrei invece risottolineare quello che a me ha colpito moltissimo, che è la macchiolina sul muro, che come racconto, è fondamentalmente un insegnante a ridosso delle vacanze di Natale saluta i suoi bambini che vedrà poi al rientro appunto dalle vacanze, che verranno utilizzate poi per risistemare un pochino, ridipingere i muri dell'aula, quindi torneranno con un ambiente diverso, e lei prima di lasciare la stanza si siede un attimo da sola e si sofferma a guardare e nota che c'è tutta una vita, i nomi dei bambini che si sono avvicendati negli anni su quei banchi, che scrivevano ognuno il proprio nome, lasciando lo spazio per gli altri. E a un certo punto lei dice, se lo vede il preside, se lo vede il prefetto, questa cosa scoppia un macello, perché è un atto di insubordinazione, non è passabile. Però poi si sofferma sul rispetto che questi bambini hanno, sulla condivisione dello spazio, perché tutti lasciano lo spazio agli altri per poter mettere il loro nome. Allora lei a un certo punto vede un pochino di inchiostro che è rimasto lì nella boccetta e intinge la punta del suo dito e va a mettere anche lei la sua firma, come dire anch'io ci sono e rappresento questo moto di ribellione a un sistema così... così duro e così chiuso come quello che c'era in quel momento. A me ha colpito molto questo. Grazie Ruby. Intanto siamo riusciti, o meglio, è riuscita a collegarsi anche Alessia. Direi che la mandiamo. Eccola qua. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Alessia. Ciao. Ho avuto qualche problema con Google, me lo faceva aprire tramite un altro motore di ricerca dove non mi faceva attivare la fotocamera e tutto, però sono riuscita. Ok, grazie per essere con noi e congratulazioni. Grazie. Ho sentito che hai vinto il primo premio della tua categoria, siamo molto molto contenti. Sì. E grazie. Non so se ci puoi dire qualcosa, insomma, del concorso o la tua esperienza appunto con questa... con questo evento, insomma.
Mi è piaciuto molto come idea, anche perché è la prima volta. Io ho partecipato ad altri concorsi, però su Wattpad, che è una piattaforma di scrittura libera, dove comunque il tema era sempre, cioè non c'è mai stato un documento sotto come in questo caso. Quindi come idea mi ispirava molto. E anche il fatto che fosse un paese così lontano dal mio mi incuriosiva molto. Non so, anche la Sardegna come regione mi incuriosisce. E in particolare del documento che ho scelto io, mi piaceva appunto l'idea di giocare un po' con l'inchiostro e giocare un po' sulle fantasie dei bambini, quindi scrivere un qualcosa che potesse rimanere un po' appunto una fantasia di un bambino che non si sa bene se sia stato reale o meno. E mi sono trovata bene come concorso, mi è piaciuto Fantastico, grazie. Grazie, grazie a voi. Mi fa molto piacere che abbia deciso di partecipare e che, appunto, a parte che tu abbia vinto, sei giovanissima, adesso non ricordo 16 o 17 anni, comunque sicuramente frequenti un Liceo. liceo a luglio, Sì, ho 16 anni. giusto? Ok, fantastico. E come ha detto forse Giacomo, Giacomo, sì. che si sottolineava la bellezza dei vostri racconti, i vostri appunto della categoria B, che sono di una maturità incredibile. Se non avessimo scritto, io poi personalmente ho visto le vostre schede, mentre per i giurati era tutto anonimo, però chiaramente avevano categoria B, categoria C. Se non avessimo nemmeno diviso in categoria, secondo me non si sarebbe proprio capito che poi alcuni contributi sono stati scritti da ragazzi, appunto come te, quindi veramente un bellissimo contributo, Grazie un bellissimo ascolto. E speriamo insomma, che coglierai l'occasione per partecipare anche ai prossimi concorsi, quindi mille. speriamo Sì, di. sicuramente mi terrò aggiornata. Va bene, Grazie. grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao Ciao. Lisa. Ok, io non lo so se c'è qualche giurato che vuole intervenire per leggere e dire qualcosa. Alessandro, credo. Ah, ok, Giacomo. No. Giacomo, non lo so. Ah, c'era Roberto che stava per leggere qualcosa, se non sbaglio. No, Roberto ha deciso di non leggere più niente perché la regia l'ha No, preso in. infatti. Io però una cosa ancora volevo dirla a proposito di questa. Isa, tu te lo ricorderai, a un certo punto ci siamo confrontati perché io avevo iniziato a leggere i contributi B della categoria B e le ho detto, ma non è che hai sbagliato e mi hai mandato quelli degli adulti? Perché erano, cioè, sono veramente contributi di un livello molto alto e mi stupivo che fossero proprio dei ragazzi ad averli scritti. Ti È ricordi, Isabella, questa cosa? bellissimo, è veramente bellissimo. Adesso io giusto ne cito uno che era Omertà, se non sbaglio, di Ah, sì. Chiara Critelli, che già il titolo scelto è abbastanza importante e impegnativo. E mi sono immaginata una ragazza, mi pare che anche lei abbia, forse 17 anni, adesso non ricordo esattamente. Ma insomma, era abbastanza impegnativo come racconto e l'ho trovato veramente. Li ho trovati tutti molto maturi dal punto di vista della scrittura, Sì, veramente sì, sì. bellissimi, ecco sì. Diversi contributi, diversi elaborati hanno affrontato anche le leggi razziali in maniera profonda, poetica, veramente bravi. Sì, bellissimo, veramente sì. Se posso dire, curiosamente, uno dei racconti che ho trovato più interessanti è proprio quello che Roberto citava poco fa, una macchiolina sul muro, dove in effetti la qualità della scrittura è sorprendentemente buona. E se volete vi leggo l'incipit della raccolta, visto che Roberto non l'ha fatto. Se è Certo. possibile lo farei volentieri. Sì. Ok. La signorina Melis sospirò e rabbrividì al tempo stesso. La pioggia ticchettava contro i vetri, delicata. Suo padre quella mattina aveva predetto neve entro sera, che tornasse a casa il prima possibile, alla fine delle lezioni. I bambini erano sciamati fuori allegri, già pregustando gli schizzi e spruzzi dei loro piedini nelle portanghere. La signorina Melis aveva augurato loro un buon Natale e gli allievi le avevano risposto subito.
in un vociare confuso che poco aveva a che fare con l'ordinato e squillante saluto che con tanta fatica la maestra aveva loro insegnato. Lei non li aveva rimproverati, anzi, aveva a fatica trattenuto un sorriso. Aveva sempre amato il Natale. Non sapeva ben spiegarsi il perché non si fosse messa il cappotto in fretta e avesse abbandonato l'aula per la sua fedele bicicletta azzurra per tornare al tepore di casa. Si era trovata accucciata dietro uno dei banchi accanto alla finestra, appoggiata su una sedia troppo piccola per lei a sbirciare fuori dal vetro. E nonostante il cielo grigio, il profilo delle montagne spezzava minaccioso e familiare al tempo stesso il paesaggio fin dove si spingeva lo sguardo. I bambini si erano dispersi, riacciuffati dai genitori ansiosi di tornare a dedicarsi alle loro faccende, improvvisamente moltiplicatesi con l'avvicinarsi del 25. Beh, se dal prossimo giro decidete di inserire anche un premio per la giuria, secondo me potrebbe essere una buona idea, perché magari anche racconti come questo, no? Che non è arrivato primo o secondo, perché ovviamente i giudizi si vanno ad incrociare, è un racconto che merita senz'altro un'attenzione e chi lo ha scritto merita, secondo me, di essere quantomeno stimolato a proseguire nella sua vena creativa. Sì, come abbiamo detto, questa è stata la prima e un po' una prova generale, quindi sicuramente quando lo rifaremo, sicuramente lo rifaremo con i tempi un po' più, insomma, rispettando i tempi di organizzazione, sicuramente poi prevederemo anche il premio per la giuria, questo sicuramente. E a questo punto ci tengo a nominare anche chi l'ha scritto, perché voi chiaramente non lo sapete, Selmi e Elena. Quindi le facciamo dal vivo e Sì, le congratulazioni e sicuramente le diciamo appunto che è stata bravissima. Tra l'altro io vorrei farvi notare che la maggior parte hanno fatto una ricerca sui cognomi sardi, perché la maggior parte di quelli che tra l'altro non sono sardi hanno fatto una ricerca sui cognomi più utilizzati in Sardegna e in molti hanno anche chiesto aiuto per posizioni geografiche del paese o ad esempio San Gregorio, la frazione, che cosa effettivamente fosse per Sinnai, perché chiaramente ci sono dei contesti che chi non abita, diciamo, nemmeno nell'hinterland cagliaritano può chiaramente non può conoscere. Quindi anche in questo io vorrei chiaramente ringraziarli perché hanno fatto sì, cioè non si sono fermati a questi piccoli ostacoli che appunto la distanza in qualche modo poteva creare, ma soprattutto hanno fatto una ricerca per migliorare anche il contenuto del proprio e rendere più realistico possibile il proprio contributo. Quindi assolutamente bravissimi. Sì, Sono proprio ma contenta di sentirlo, sì. posso dire una cosa? Adesso mi è venuto in mente al di là spesso a volte anche della forma, perché chiaramente uno o due vincono, come diceva Giacomo, incrociando i dati. Però, ad esempio, io citerei, ma soprattutto per complimentarmi per la fantasia, a proposito dell'asinello, a un certo punto, in una riunione di giunta con l'asinello in mezzo, arriva l'avvocato nominato dall'asino. Quella è stata veramente una cosa. Anche quello è stato un momento altissimo. È bellissimo, quel contributo è meraviglioso. Io mi sono veramente divertita a leggerlo, devo dirlo. Sì. Che poi abbiamo fatto, cioè il concorso era pensato per far sì che le persone che insomma volevano partecipare, avevano interesse a partecipare, passassero il tempo in maniera differente. In realtà poi è servito anche a noi, perché anche noi abbiamo passato la nostra Certo. quarantena in modo assolutamente molto più creativo. Ecco, quindi io li Sì, ringrazio. sì, sì. Mi hanno dato la possibilità di passare in maniera qualitativa il tempo, quindi assolutamente terribile. Isabella, una curiosità, in percentuale, quanti sono i racconti scritti da donne, da ragazze e quanti da uomini, da ragazzi? Allora, in realtà abbiamo della categoria B un solo ragazzo, quindi un solo contributo scritto da un ragazzo che è appunto quello che ha vinto il secondo premio, Christian, Assassini non si diventa. Mentre per la categoria adulti, quindi diciamo il 99% donne, categoria adulti popolano anche in questo caso le donne, ma non c'entra a fare, ecco sì,
Abbiamo, a parte, abbiamo già citato Marungiu Francesco, che è l'unico che ha appunto mandato il contributo grafico, e poi un altro, un signore che invece è Burgio Guido, che è l'autore di 8888, che è appunto l'unico contributo che non era in realtà collegato ai tre documenti, che è stato scritto senza considerare i tre documenti. Tutte le altre sono donne. Sì, quindi diciamo che in generale il 98% sono contributi femminili. E corrisponde un po' a quello che è la Repubblica dei lettori, insomma, la Repubblica degli scrittori di questo premio, visto che si sa che le lettrici sono in numero schiacciante, maggioritario, e quindi. Beh, bisogna anche dire che, anche se noi non lo sapevamo, immagino che anche gli altri amici giurati abbiano percepito molto spesso una mano femminile, o almeno a me è capitato di registrarla in alcune letture, senza entrare poi dentro questioni che rischiano di essere anche un po' equivocate di scrittura femminile o scrittura maschile. Dico che spesso ho avuto l'impressione che ci fosse una sensibilità femminile, mettiamola così, o quantomeno le protagoniste spesso erano delle donne, ad esempio. Ed è una cosa che credo dicesse prima Roberto. In effetti, era apprezzabile il fatto che in tanti, e in tante, ora lo sappiamo, abbiano poi raccolto la sponda drammatica che quegli anni davano a chi viveva, appunto, in particolare gli anni delle famigerate leggi razziali, che sono molto presenti nel farsi del racconto, e questo è senza dubbio un valore aggiunto di ciò che abbiamo letto e valutato. Credo sia così un po' per tutti. Sì, assolutamente. E a questo proposito, scusate, faccio un attimo un passo indietro perché, siccome Roberto ha citato l'asinello e l'avvocato dell'asinello, ho visto ora il commento di Arianna Cislacchi, che è l'autrice della, mi pare si chiamasse proprio l'asinello, se non sbaglio, scusa, sì, l'asinello, il titolo del suo contributo, e che appunto ha commentato scrivendo che l'asinello aveva assolutamente bisogno di un avvocato. E visto che ci siamo, mi ricollego anche a questo perché ho visto adesso un secondo commento di Rita Mata, che è consigliere comunale di Sydney, che appunto scrive che le piacerebbe leggere la storia dell'asinello che entra in riunione di giunta. Quindi insomma, diciamo che sarebbe bello poi vederlo applicato insomma ai giorni nostri. Molto interessante. Va bene. Bene. Non so se Alessandro voglia. Alessandro ha deciso di abbandonarci. Lo hai spaventato. Scusate, ok. Hai spaventato il nostro responsabile dell'archivio. Ah, ecco, il titolo era Una bozza di Una troppo. Sì, bozza di troppo, sì. sì, perdonami, sì. Allora, non so se i giurati vogliono aggiungere qualcos'altro, io credo di aver parlato a sufficienza. No, no. No, anch'io. Allora, Alla prossima, direi, no? mi dispiace che sia uscito Alessandro che aveva un altro contributo da leggere, ma insomma speriamo ci sarà sicuramente un'altra occasione. Vorrei giusto chiudere dicendo che questo è solo l'inizio di quella che vuole essere un'idea di valorizzazione, perché adesso, soprattutto in questi giorni, quest'ultima settimana se ne è parlato tanto, si è fatto molto rumore fortunatamente su quella che è la riqualificazione del nostro patrimonio, che è il patrimonio di tutti, soprattutto della cittadina, e ci tengo a precisare appunto che quindi quello che è, cioè l'idea appunto dell'archivio è quello di avvicinarci il più possibile alla cittadinanza e far sì che anche dall'archivio si possa attuare ed attivare una, passatemi il termine, politica, nel senso spregiato del termine, di riqualificazione, di valorizzazione di quello che è il patrimonio di tutti. E questo insomma ci tengo a dirlo e speriamo di poter vedere tantissimo all'interno sia dell'archivio che si trova, come ho già detto Valerio, in quelle che sono state le carceri dell'ex municipio del comune di Sinai e quindi in piazza municipio,
della piano terra della biblioteca e il museo che invece si trova vicinissimo anche a Colletta. Passo la parola a Valerio per i saluti finali. Ringrazio tutti per aver partecipato, soprattutto alla giuria. Grazie mille. Sì, grazie. Io ringrazio tutti uno per uno, quindi da Nicola Medda, il nostro archivista che è intervenuto oggi, ad Alessandro Molteni, responsabile dell'archivio, che insomma è uscito, evidentemente c'era qualche problema tecnico, Giacomo Casti e Roberto Deiana, sempre preziosi, Aurora Azzeni alla regia, anche lei ha fatto un lavoro incredibile, ovviamente Isabella Azzeni, la ringraziamo, e soprattutto il grazie, diciamo, plateale con l'applauso che si sente da dietro a tutti i partecipanti, sia ai vincitori che appunto a quelli che non hanno vinto, che comunque per quanto mi riguarda sono vincitori perché hanno dimostrato che si può ancora, diciamo, c'è una speranza verso il domani, non solo per la qualità appunto dei loro contributi, ma soprattutto perché c'è ancora voglia di fare e di partecipare a questa tipologia di attività culturali. Grazie mille a tutti.